Il motivo è semplice, l'inceneritore ormai è una tecnica obsoleta del passato, oggi dobbiamo davvero guardare avanti al futuro. Ci sono ormai delle tecniche che funzionano, come ad esempio il trattamento meccanico biologico, e che insieme alla raccolta differenziata spinta ci porta a un recupero di materia di oltre il 90%. Con queste cifre costruire un inceneritore per bruciare poche briciole non ha alcun senso. Abbiamo addirittura proposto alle amministrazioni locali un piano alternativo che include anche la dismissione dell'attuale costruzione in corso a Ugozzolo. Stiamo facendo i campionamenti delle matrici biologiche, galline, polli, uova, latte materno. Stiamo trovando le diossine che escono dagli inceneritori. Abbiamo fatto diverse iniziative NOTAV e ci siamo resi conto che la lotta è esattamente la stessa, la lotta contro le grandi opere inutili, nocive e imposte contro la gente che abita il territorio. La Federazione degli Ordini dei Medici dell'Emilia Romagna, alla luce degli esiti di Moniter, hanno rinnovato la richiesta di moratoria già avanzata nel settembre del 2007.